Amici lettori, bentrovati ad un nuovo video. Oggi festeggio assieme a voi, perché grazie a voi che ho raggiunto questo traguardo, i primi 500 iscritti al canale. Davvero, non so davvero come ringraziarvi e vi abbraccio virtualmente a voi tutti quanti. In modo particolare vorrei salutare i simpaticissimi amici della soffitta di Pippo, che seguo sempre con grande piacere. Ciao amici, veramente il vostro canale è davvero fantastico. Cari amici, iscrivetevi alla soffitta di Pippo e, mi raccomando, alla Lega dei Recensori. In questo speciale ho voluto iniziare una nuova rubrica perché ho visto che in altri canali di booktuber, di colleghi booktuber, una rubrica simpatica che secondo me incrementa la nostra già lunga lista desideri di libri da acquistare, o comunque è bello secondo me darsi dei consigli di lettura. E difatti apro il primo consigli di lettura e in questa puntata vi voglio presentare 5 autori che io reputo tra i miei preferiti. E iniziamo subito. La prima autrice che vi voglio di ogni autore, ovviamente vi presenterò un titolo. Della prima autrice che io amo e che mi sono innamorato di lei sempre per caso, trovando un suo libro in libreria, è stata Banana Yoshimoto. E il libro che vi suggerisco, ed è stata la mia prima scoperta, è stata Kitchen. Questo bellissimo librettino molto molto scorrevole. Perché vi consiglio Kitchen? Perché secondo me è una delle migliori opere della Yoshimoto. Al di là che è la sua prima opera, presente nel libro vi è il tema della solitudine. Secondo me, lei in questo testo rende bene l'idea della solitudine, così come la concepiscono i giapponesi, ma non è soltanto una visione giapponese. È un libro che spesso tu, leggendo la storia, ti chiedi: ma che cosa sta succedendo? Nel senso, lei praticamente è molto affezionata alla cucina perché era il luogo in cui, dopo la morte della nonna, perché praticamente lei viveva con la nonna, ed era un luogo molto particolare per lei, in cui ci sono tutti i ricordi dove la sua nonna cucinava, faceva le ricette, dove lei si sentiva veramente al centro del mondo. E mi ha colpito di questo libro questo senso di solitudine permanente, a volte anche soffocante. E lei, la Yoshimoto, riesce a renderlo in una maniera incredibile, che se soltanto bisogna leggerlo per capire il suo straordinario stile, che molti definiscono magico. Il suo stile è molto magico, molto pop, molto, come dire, scorrevole, e anche rilassante. Secondo me è un'autrice che se non la conoscete, dovete conoscerla con Kitchen, ok? Andiamo avanti. Il secondo libro, e quindi automaticamente il secondo autore che vi consiglio, è credo il re incontrastato del genere fantasy. Secondo me, lui, quando ha pubblicato questo libro, la trilogia completa, ha dato, diciamo, il senso del fantasy, ha dettato la legge sul fantasy, ha cambiato ogni tipo di regola. Insomma, io credo, non credo di sbagliarmi, che lui con quest'opera non sarà mai più superato, nessun altro potrà mai superarlo. Non so se l'avete capito di chi sto parlando del grande professore Tolkien che ha ideato quel capolavoro epico che è Il Signore degli Anelli, proprio lui. E pensate un po' che io scoprì questa trilogia prima che uscisse al cinema il primo film, La Compagnia dell'Anello. Lo scoprì anche lui per caso, l'ho scoperto per caso, ero in libreria,
mi fu suggerito di leggere appunto Il Signore degli Anelli. Io non sapevo nulla di lui né della storia, non sapevo davvero nulla. E vi parlo degli inizi, quando ero all'inizio avevo iniziato a leggere di brutto, proprio a leggere, leggere, leggere. Ho trovato questa copia che secondo me è molto molto bella, sempre della Bompiani, perché la Bompiani pubblica Tolkien, e questo ho speso 19 euro ed è un'edizione che appunto contiene l'intera trilogia del Signore degli Anelli. Ora, parlarvi del Signore degli Anelli per me è difficilissimo, penso anche per voi, perché definire, anche solo provare a definire che cosa significhi leggere Il Signore degli Anelli è impossibile. È il re del fantasy, ma non solo, è il re dell'avventura, perché i nostri protagonisti tutto il tempo sono in itinere, sono in viaggio. Viaggio pellegrinaggio, viaggio scoperta, viaggio, vedi la storia di Frodo, come crescita personale. Se ci pensate, ci sono varie tematiche presenti nel Signore degli Anelli. La maturità delle persone, il viaggio che ti cambia per sempre, la storia d'amore è presente. Tra Aragorn e l'elfa, c'è tutto, c'è l'epica, c'è l'avventura, c'è il fantasy, ci sono i mostri, ci sono duelli, battaglie, guerre, c'è la conquista di questo anello, tutti lo vogliono, c'è chi lo difende, Frodo e tutti gli altri appunto formano la compagnia dell'anello per difendere la minaccia, cioè che questo anello cada nelle mani sbagliate e possa creare veramente la fine del mondo. È veramente un libro magistrale. Io vi do un consiglio, visto che vi sto dando dei consigli di lettura. Dovete essere pronti per affrontare l'avventura del Signore degli Anelli, ma vi dico una cosa. Non fatevi ingannare dalla mole. Non fatevi ingannare dalla mole. Se è soltanto questo l'ostacolo che vi impedisce ad iniziare a leggere Il Signore degli Anelli, vi dico subito, andate adesso in libreria, compratelo e leggetelo. Io credo che sia una lettura molto molto consigliata in questo periodo estivo. Secondo me si deve assolutamente leggere in estate, sotto l'ombrellone se vi piace il mare, sotto un albero se vi piace la montagna. Che altro aggiungere? Non ho null'altro da aggiungere, c'è davvero così tanto da dire su questo libro, è così grande, è quasi infinito il modo di parlarne, che veramente fidatevi, come primo consiglio che vi do, dovete assolutamente recuperare Il Signore degli Anelli, che è qualcosa di eccezionale. Andiamo alla mia terza proposta letteraria. Un altro autore giapponese che io adoro, oltre Banana Yoshimoto, è Haruki Murakami. Se dovessi scegliere tra i titoli, tra uno dei titoli di Murakami, ovviamente io vi citerei 1Q84, però non me lo consiglio adesso perché secondo me, se non avete ancora letto nulla di Murakami, non vi trovereste a vostro agio, perché anche lui è uno scrittore particolare che bisogna capire, in cui bisogna perdersi, in cui realtà e irrealtà si mescolano, come in questo caso nel romanzo Kafka sulla spiaggia. Guardate che bella la copertina. In Kafka sulla spiaggia non capisci quando ciò che lui ti narra è realtà oppure è finzione, è sogno. In questo romanzo ci sono due protagonisti, un ragazzino che vediamo in copertina, che fugge dal padre, ed è un ragazzino maturo, grande ormai, una sorta di piccolo adulto, e un anziano che parla con i gatti e sta scappando da un, credo, delitto, ora non ricordo bene, perché l'ho letto qualche annetto fa. E le storie di questi due personaggi ad un certo punto si collegheranno, si incontreranno.
sembra quasi che i due personaggi vivano in due realtà parallele, e questo un po' richiama sicuramente le tematiche presenti in 1Q84. Il fatto che tu non capisca quando ciò che ci viene narrato è verità o è sogno ci fa riflettere sulla nostra realtà, ci fa dire ma cosa è vero e cosa no? Qual è il confine che segna il reale dall'irreale? E se mi permettete, è una cosa che ognuno di noi, penso, rifletta su questa tematica tutti i giorni. Spesse volte ci chiediamo, ma è veramente successa questa cosa? Ma che cosa, questa notizia è vera? Ma questo fatto è accaduto davvero? Questa religione è esistita davvero? Ci sono delle prove che lo possono dimostrare? Questa filosofia mi può aiutare a crescere? Murakami, come posso dire, non bisogna riflettere con Murakami. Murakami bisogna assaporarlo ed è una lettura da fare lentamente. Beh, più estiva di questa credo si muoia, Kafka sulla spiaggia. Ve lo straconsiglio soprattutto se lo leggete adesso. La quarta proposta è un libro insolito, famosissimo, sicuramente ne avrete sentito parlare. E secondo me questo autore, che adoro, riesce bene a descriverci che cosa sia la vita sulla strada, on the road. Bene, avete capito di chi sto parlando? Di Jack Kerouac, sulla strada. Non per niente è finito sugli Oscar Mondadori. Anche qui, parlare di questo autore non è per niente facile. E molti lo hanno definito l'autore degli spiriti liberi, degli hippie. Una biografia avventurosa on the road è tutto questo, ma non è solo questo, è secondo me un'opera, è più che un racconto di viaggio. Qui c'è tutto, c'è tutta la vita di ognuno di noi, quel senso di fuga che ci colpisce, che ci chiama tutti i giorni, no? Quando voi siete seduti in ufficio e a un certo punto dite ma perché non mollo tutto e fuggo via, mi faccio il giro del mondo, vado a vedere posti che non ho mai visto, incontro nuove persone, vivo tante avventure. Bene, se anche voi avete questi istinti primordiali dentro di voi, non siete fatti per stare chiusi in quattro mura, questo è assolutamente il manifesto della libertà, è veramente il libro della fuga, del cercare nuove avventure, anche dello sballarsi, perché ad un certo punto loro si sballano di brutto, però è veramente, veramente, secondo me, insuperabile questo stile dell'autore. Io vi citerei tutto il libro perché ci sono dei passi che adoro, che so a memoria praticamente, è veramente un libro da divorare anche in estate. In un certo senso io vi ho dato dei consigli non solo dei miei autori preferiti in questa puntata, ma anche delle letture che si possono benissimo fare in estate. Quindi potrei intitolare questo video 5 letture da fare in estate. Dove andare? Cosa fare? E perché? Dormire. Ma la banda di matti che eravamo continuava ad andare sempre avanti. Mi raccomando, recuperatelo. Fidatevi di me, ne vale la pena, vale i soldi spesi, e come. Bene, cari amici, per l'ultimo consiglio letterario vi voglio citare un autore che ho amato fin da fanciullo, da adolescente. Anche questo autore l'ho scoperto per caso in un supermercato che aveva uno scaffale di libri. È definito in America il re della suspense avventurosa. Un autore che ha scritto di questo protagonista delle sue avventure oltre 20 romanzi e ancora continua a scriverne perché è bello, vispo, un bel vecchietto vispo, amante collezionatore di auto d'epoca, ha una collezione di auto d'epoca strepitosa. Sto parlando di quel teppistello di Clive Cussler.
In questo caso vi consiglio la prima avventura di Dirk Pitt, Vortice, e dove appunto noi conosciamo per la prima volta il nostro eroe, il nostro grande Dirk Pitt. Se non conoscete Dirk Pitt, sappiate che è anche uscito un film qualche annetto fa, se non sbaglio nel 2005, quindi più di 10 anni fa, dal titolo Sara. Recuperatelo e vedrete che, secondo me, la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo è stata fatta bene. Quindi se vi volete fare un'idea, se non volete leggerlo, ma volete vedere un film, recuperate Sara. Allora, Vortice, ve lo dico subito, non è il massimo rispetto agli altri romanzi delle avventure di Dirk Pitt che ha scritto Kassler. Però secondo me è utile leggerlo come primo romanzo, proprio perché conosceremo Dirk Pitt. Inizieremo a vedere chi è, come lavora, con chi ha a che fare. In poche parole, io lo definisco un incrocio tra Indiana Jones e Lara Croft, perché lui è un vero e proprio avventuriero, sempre alla ricerca di misteri da svelare, però i suoi misteri, e possiamo definirlo anche una sorta di James Bond, perché l'autore stesso ha detto che si è ispirato alla figura di James Bond, ma è un James Bond del mare. Perché lui che cos'è? Lui è un tuttofare, potremmo definirlo, una sorta di agente speciale della NUMA, National Underwater and Marine Agency. Comunque troverete la mia recensione di Vortice sul canale, vi linkerò il video da qualche parte qui, perché l'ho già recensito. E quindi lui che fa? Lui di volta in volta gli viene affidata il recupero di una nave, di un relitto. Ad un certo punto c'è un'avventura in cui recupera anche il Titanic, quindi pensate un po', e poi indaga, vede chi c'è dietro, se ci sono, poi ci sono quasi sempre dei nemici che vogliono ucciderlo. E, insomma, secondo me, se vi piace il genere avventura ambientato a mare, è assolutamente straconsigliato recuperarvi i testi di Clive Cussler. Sappiate che Clive Cussler non ha scritto soltanto le avventure di Dirk Pitt, ma ha scritto anche altre tipologie di avventure con altri protagonisti. Ora qui non so se c'è scritto, penso di no, no, infatti non c'è scritto. E comunque io sinceramente preferisco leggere soltanto le avventure di Dirk Pitt. Bene, quanto tempo è passato? Quasi 20 minuti se non sbaglio. Benissimo. Cari amici, io veramente vi ringrazio tantissimo. Il canale l'ho aperto per diffondere, citando la mia cara e carissima Anita Book, che saluto, ciao Anita, è nato per diffondere il virus della lettura. Non ho altro scopo, veramente vi consiglio caldamente di leggere. Non perdete tempo in sciocchezze, non state troppo sul computer. Prendete un bel libro, sceglietelo e leggete. Ragazzi, veramente è un consiglio che vi do di cuore. Leggere vi apre la mente, vi fa crescere meglio, vi fa diventare veri uomini, vi apre alla vera libertà, che è essere responsabili. Una persona matura e reale e che ama è una persona responsabile, che si informa, che approfondisce le tematiche, tutto, che si aggiorna, che vuole scoprire meglio se stesso e gli altri e il mondo. Noi lettori siamo, come dire, degli insaziabili esploratori, così io mi vedo spesso, una sorta di novelli Indiana Jones e di Lara Croft, sempre pronti a iniziare una nuova avventura in questo pazzo pazzo mondo. Ragazzi, grazie a tutti per l'affetto, non posso citare tutti coloro con cui mi sento spesso nei commenti perché siete veramente in troppi, io veramente vi mando un grandissimo abbraccio e spero di girare un prossimo video con i 1000 iscritti. Mi raccomando, fate iscrivere i vostri amici al mio canale, mettete un like se vi è piaciuto il video, scrivete ovviamente un commento, lo aspetto caldamente. E noi ci vediamo al prossimo video. Don't be lasagna!